sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Buongiorno a tutti, carissimi amici, buona domenica, buona terza domenica di Pasqua. Ho atteso un po' perché ci vuole sempre un pochino di relax, diciamo pre-celebrazione, per entrare bene nello spirito della celebrazione e poi perché, come sempre, qualcuno arriva un po' in ritardo anche in queste situazioni e quindi abbiamo così, lasciato un pochino di tranquillità, ora però bisogna proprio lasciarsi ancora di più portare. Siamo qua, viviamo questo tempo gratuitamente, continuiamo questo viaggio in questa esperienza che adesso ormai sembrerebbe essere verso la fine della prima fase. Questa situazione un po' strana perché continua, no? Questa anomalia, ma cerchiamo di fare il possibile. E quindi anche oggi siamo invitati così a cercare la presenza del Signore nella nostra vita. Ancora un attimo prima di iniziare, approfitto per dire che oggi ricordiamo in particolare il nostro Don Giuseppe Celli, che purtroppo ha lasciato la vita questa mattina, il parroco di San Vito, bella figura di sacerdote, di uomo dedito al bene delle persone e della Chiesa. Lo ricordiamo con grande affetto. Lo ricordiamo Suor Sofima, se dico bene, Luigi, Giulia, Virginia e Agostino, e poi un ricordo particolare per la mia nonna, Maria, una donna splendida che ha lasciato la vita vari anni fa, e però ce l'ho sempre nel cuore per mille ragioni, per quelle donne che non si possono assolutamente dimenticare, e che veramente ti aiutano tantissimo i nipoti nel loro cammino di crescita. E quindi con questi sentimenti iniziamo la nostra Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore Gesù sia con tutti voi. Entriamo carissimi nel mistero della Sua presenza nella nostra vita, in questa nostra giornata. Se Lui è con noi, come diceva anche il canto, la notte, la tristezza vengono, come dire, assorbite dalla sua luce. E allora ci apriamo perché questo possa avvenire nei prossimi minuti. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio abbia misericordia di tutti noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo e ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti, o Padre, il tuo popolo, per il dono della resurrezione di Gesù tuo Figlio, che viene a illuminare questo nostro presente, perché possa liberarci da ogni tenebra, da ogni paura, da ogni tristezza. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta
parlò così: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità, il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate Padre colui che senza preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. E voi per opera sua credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede la
speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio. Alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo, secondo Luca. Quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino verso un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.
C'è veramente da perdersi in questa bellezza, in questa vicenda che è una vicenda di vita, che comincia con la delusione, comincia con la tristezza, comincia con la fuga, con il rinchiudersi. Torniamo a casa, torniamo in un luogo di rifugio. Abbiamo osato uscire dalle nostre case e seguire quest'uomo. Abbiamo osato credere in Gesù, ma abbiamo visto che, ahimè, ci siamo sbagliati. O meglio, è accaduto qualcosa che non avevamo messo in conto. Chi poteva immaginare che neanche dopo 3 anni Gesù potesse essere crocifisso? Sembrava così vincente, così bello, così infermabile. Poteva avere un potere su tutto e sembrava quindi che con lui avremmo, chissà, vissuto tutta la vita, altri 20, 30, 40 anni. E invece neanche 3 anni, santo cielo. Pensate quindi a questa delusione cocente, questa illusione, questo crollo totale e improvviso, perché sì, i segni volendo c'erano, Gesù spesso e volentieri aveva contrasti con i farisei, con i sadducei, con i sacerdoti, gli scribi, e quindi c'era sicuramente una grossa frangia di persone, numero di persone che non gradiva Gesù, che lo vedeva come fumo negli occhi addirittura. E quindi uno, se faceva una lettura un po' più attenta, poteva anche immaginarsi qualche cosa. Però quando sei con Gesù, sei talmente preso dall'entusiasmo che non ti accorgi di quello che gli altri tramano e di chi si oppone. E così immagino questi due, Cleopa e quest'altro discepolo misterioso, che come abbiamo detto potremmo sentirlo come nostro e quindi potremmo vederci Cleopa e te. Immagino il crollo veramente, il crollo totale. È come se tu costruisci qualcosa lungo la tua vita o scopri a un certo punto un tesoro e poi arriva qualche cosa e travolge tutto. Ok, qui ci fermiamo quindi perché questo è prezioso, perché ci fa vedere veramente che è sempre la vita al centro. Non le idee. La vita ci può condurre in questi vicoli ciechi. E allora, da Gerusalemme sino verso Emmaus, mi rinchiudo. Pensate a quante situazioni e quante volte hai reagito così. Uno mi tratta male, io gli tolgo il saluto. Vado in un ambiente, non sono accolto, io non mi faccio più vedere, metto la croce sopra. Oppure me ne sto sempre sulle mie. È una reazione normale, naturale. Una reazione difensiva. Poi per non parlare di quando sei deluso da qualcuno in cui credevi, di cui avevi fiducia e questa persona ti delude. Mamma mia, una ferita atroce. E allora ecco perché questi due parlavano, discutevano, litigavano probabilmente, erano tristi veramente, l'Evangelista ce lo sottolinea. Ma ora vediamo la seconda parte, si avvicina a Gesù con questo fare molto molto leggero e bello. Molto vicino al dolore, molto vicino al cuore infranto di queste due persone. Pensate sempre quindi quando la vita ti delude, quando la vita improvvisamente dice una fregata, la vita, no, mannaggia, anche le persone migliori, anche le persone più care sono dei traditori o ti colpiscono. E invece Gesù si avvicina proprio qua, laddove. D'altronde no, dove c'è la ferita, il cuore è ferito, il cuore non ha più voglia di vivere e Gesù si avvicina lì, il risorto si avvicina lì, non viene riconosciuto ovviamente, ecco su questo bisogna che poniamo un po' più l'attenzione perché Gesù non lo riconosciamo, chissà perché, perché siamo pieni di tutt'altro, perché non siamo liberi di avere uno sguardo di fede ma siamo schiacciati dal dolore, dall'esperienza negativa. E allora succede che Gesù non lo cogli, non pensi che sia presso di te. Eppure lui cammina con te. Quante volte lo diciamo? Quante volte lo diciamo e quante volte invece lo puoi non credere, puoi perdere questa frase. Un Dio con noi, Gesù con noi. È tutta la Bibbia qua, tutta l'avventura biblica è un Dio che cammina con gli esseri umani. Con il suo popolo, con Abramo, con Mosè, col popolo nel deserto fino alla terra promessa,
con il re Davide, fino a noi, fino a tutti noi, fino a tutti noi. E quel Dio invisibile diventa Gesù invisibile, l'incontrabile, cioè uno che davvero è con te, lo puoi incontrare ma non lo riconosci. Attenzione, questo ripeto, bisogna tenerlo presente. Non lo riconosci, non è tanto un riconoscimento fisico, anche ci vuole anche questo. Ma non lo riconosci vuol dire che hai una predisposizione della mente e del cuore che non, come dire, non pensa che Gesù possa essere davvero con te. E quindi non lo ricerchi, non hai un atteggiamento radar, non è un atteggiamento di ricerca. Proseguendo, però, Gesù continua a camminare con te, inizia a raccontare. Dopo averti ascoltato, ora tu ascolti lui. Ecco perché, amici miei, è importante che ritroviamo l'ascolto come una dimensione continua, perché nell'ascolto c'è accoglienza, ospitalità, affidamento. Ed è questa la parola che credo vada d'accordo con il tempo che stiamo vivendo da quasi 2 mesi, affidamento. Anche adesso ci affidiamo, non abbiamo tutto sotto mano, non possiamo organizzare la realtà come siamo abituati e forse troppe volte ne siamo padroni. E quando sei padrone della realtà smetti di ascoltare, smetti di avere un atteggiamento di fede, hai un atteggiamento di potere. Quanti anche le nostre relazioni sono impostate con un atteggiamento di potere, sotto sotto, pretendo che l'altro mi ami, pretendo che le cose vadano così, organizzo tutta la mia vita come se fossi Dio. E invece qui siamo chiamati ad affidarci. Ripeto, anche il gesto che stiamo vivendo in questo modo così inedito e sicuramente con dei limiti. Chiede che cosa però? Un affidamento. Ci stiamo allenando proprio nel cuore della fede, vedete? Quello che in tempi normali probabilmente evitiamo o non consideriamo. Perché, ripeto, c'è questa tendenza, è tipico della società capitalistica, c'è questa tendenza a essere padroni della vita, padroni anche della libertà altrui. Vuol dire che quando uno fa qualcosa che non va in accordo con le mie idee, io lo condanno, io lo giudico, perché voglio essere padrone anche dei suoi tempi, dei suoi modi, di quello che gli capita nel cuore. E allora invece Gesù entra, cammina con, e poi notate, fa finta di dover proseguire. Però aspetta, voglio ancora insistere, scusate, sul raccontare. Molto nell'esperienza di fede dipende dall'ascolto e dal fermarsi. Ripeto che abbiamo sempre una bocca e 2 orecchie. Per quanto parli, per quanto preghi, per quanto vai e fai, devi ascoltare, ospitare, accogliere il doppio. E se non ascolti, accogli il doppio, sei destinato a fregarti con le tue stesse mani, a vivere secondo logiche di potere. Puoi andare in chiesa, puoi dire le preghiere, puoi far parte di gruppo A, gruppo B, gruppo C, ma sei fuori strada. E qui allora voglio recuperare, che sei stupendo, che qua rischio di tenermi tutta la mattinata, di recuperare il Salmo, bellissimo, ma anche la prima lettura, di una bellezza incredibile. Questo Dio che cammina e che fa conoscere il sentiero della vita. La vita come sentiero da percorrere. Qui ho già detto anche ieri, manchiamo proprio come mondo occidentale, come filosofia di vita. È stata buttata via l'idea del camminare, il camminare nel tempo, ogni giorno è un camminare, anche se stai fermo, va ritrovata l'avventura biblica che ci insegna che la vita è cammino, è sentiero, percorso, sempre nuovo, perché altrimenti veniamo sconfitti, perché altrimenti scattano altri meccanismi nella nostra testa e pensiamo che appunto la vita debba essere semplicemente una pura ripetizione di abitudini religiose, familiari, sociali. E basta aggregarsi, basta mandare avanti il flusso vitale così come capita, seguendo il proprio istinto, credendo che il tuo istinto sia sano, sia una guida. Sbagliato. L'istinto mi può sicuramente guidare, posso ascoltarlo, ma poi va messo sotto la lente di ingrandimento.
Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la via della vita. Ecco questo Dio che mi aiuta. L'avventura biblica è tutto un tentare da parte di Dio di aiutare noi uomini a scoprire qual è la via della vita. C'è una via della vita, perché quindi vuol dire che ci sono anche altre vie, vie della morte, vie della delusione, vie dell'egoismo. Ecco perché qui c'è la bellezza, amici, il groviglio dell'esperienza umana, che in ogni istante sei chiamato a cercare di svrucciare, scusa il termine un po' romagnolo, svrucciare la matassa, e trovare il bandolo della matassa, famoso. Perché? Perché ci si può sbagliare. E anche adesso io posso sbagliare atteggiamento nel vivere questa esperienza. E poi magari fra una settimana o due cercare di pensare che tutto torna come prima, ma in me prima che fuori di me. No, no, vorrei e desidererei davvero che la mia persona ricevesse degli insegnamenti preziosi, si disponesse ad accogliere un'esperienza nuova che porta sì dolore, scompenso, preoccupazione, ma anche tanto insegnamento. Qualcosa che mi aiuti a stare nella vita con più vigore e con più energia, anche se apparentemente la perdo, questa situazione me la fa perdere. Ma forse mi manda via soprattutto l'energia cattiva, l'energia poco buona. E notate l'insistenza poi, sempre della prima lettura, sempre citando il Salmo, questi non fu abbandonato negli inferi. Dio non ti abbandona negli inferi. Il credente non è abbandonato, è bellissimo, mamma mia, ma lo ha risuscitato. È un'immagine non solo per i tempi finali, quando lasceremo la vita, è un'immagine continua. Dio non mi abbandona negli inferi. Ed ecco perché Gesù si accosta a questi due discepoli. E poi il Salmo comunque è fantastico. In te mi rifugio, o Dio. Sei tu il mio Signore, sei mia parte di eredità. È bellissimo, eh? Riguarda il presente e il futuro. Nelle tue mani è la mia vita. Qui ci dobbiamo fermare, amici, qui bisogna fermarsi qui. Nelle tue mani è la mia vita. E devi domandare al tuo io, a te, se credi davvero questa parola. Credi davvero che la tua vita, il tuo cammino, il tuo viaggio, da quando è cominciato, è nelle mani di Dio o di, meglio ancora, di Gesù risorto? Certo che la risposta, anche se affermativa, non è che è una risposta di potere, sì, tranquillamente, essere, ma neanche no. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra. Bellissimo, cammina con me, capite? È qua, è alla mia destra. È alla mia destra, non potrò vacillare. E poi ci sono altri salmi che fanno da eco, no? Che ricordo spesso. E quindi anche se cammino in una valle scura, tu sei con me. Capite la bellezza di questo racconto di Emmaus, verso Emmaus? Perché? Perché ti dice che Gesù cammina con te. E quindi gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo, pensate, anche il mio corpo che si può ammalare, che può contrarre virus, il mio corpo che è fragile, ma perché molte volte raccoglie le fragilità dell'anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché ci sei tu vicino a me, c'è la tua luce, perché comunque poi alla fine tu non abbandonerai la mia vita negli inferi ancora, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa, ma questa persona qui che parlava lo sapeva che sarebbe morta, però confidava nel Signore. È un preludio della risurrezione. E per gli ebrei non era così, così chiaro, il discorso della vita dopo la morte. Mi indicherai il sentiero della vita, ancora, ancora. Questa è una preghiera da rivolgere a Dio, allo Spirito Santo. Indicami, Signore, la via della vita, per favore. Aiutami a comprendere. Donami luce per vedere se sto davvero camminando in un sentiero buono, se sto camminando nel sentiero della vita. O magari non è che mi sono sbagliato, magari non è che penso che ho raggiunto il massimo e forse c'è un sentiero ancora migliore. Gioia piena nella tua presenza.
Notate, vedete come l'Antico Testamento prelude al Nuovo, come Gesù è davvero la concretizzazione umana di un Dio che era già presagito, scusate queste parole, nell'Antico Testamento, nell'avventura dell'Antico Testamento, anche se è chiaro che anche l'Antico Testamento è pieno di alti e bassi, fa paura, come le nostre vite, come adesso. E quindi raggiungiamo Emmaus, entrano, e lì ecco che avviene il, diciamo, l'incontro pieno, anche se poi lui sparisce. Notate, anche questa è la finezza, perché è sparito? Non poteva stare lì un attimo, allora senti, dai, due parole almeno, dai, facciamo un brindisi, io se, c'è la birra, ragazzi, dai. No, niente, è sparito subito. Perché Gesù sei sparito subito? Dai, potevi un attimo stare un minuto, almeno due, almeno con la Maddalena gli hai detto non mi toccare, non mi... poi io devo salire a Parma. Ma un attimo ci sei stato, invece qua niente, sei sparito subito. Perché? Questo per dirci davvero, amici, che questa esperienza di grazia non la possediamo, non possiamo dominarla e capirla, però possiamo accoglierla, sì. Possiamo far di tutto perché Gesù risorto arrivi da noi, entri in casa nostra, entri in casa tua, entri adesso nel tuo presente. E poi allora scatta la cosa incredibile. Una volta che comunque tu vedi Gesù, i due discepoli lo testimoniano, cambia improvvisamente la tua vita. Pensate, basta un attimo. Beh, un attimo, ha dovuto camminare un po' insieme, fermarsi a tavola. Gli ho detto già di lasciate una sedia vuota a casa, oggi quando mangiate, perché lì arriva il pellegrino di Emmaus. Arriva quello che si accosta al tuo cammino verso Emmaus. Può sembrare uno scherzo, ma potrebbe essere un simbolo prezioso in realtà. State al gioco. Anche se poi è ovvio che il discorso è molto più ampio ed esige una grande determinazione, esige una grande voglia di cercare Gesù risorto nella propria vita, in questo nostro tempo. Sono persuaso, amici, che stiamo andando verso una nuova fase, sono persuaso che tanti, tanti, tanti di noi possono sicuramente donare molto, molto di più. E sono persuaso che ce la faremo ad affrontare e superare anche le difficoltà dei prossimi mesi. Sono persuaso che però dobbiamo attingere a tutta la bellezza, la bontà e la luce che è già nei nostri cuori, ma che solo il risorto è in grado di suscitare. I due di Emmaus cambiano completamente perché vedono Gesù davanti ai loro occhi, perché hanno visto che ha camminato con loro. Vedete quindi qual è il metodo, scusate la parola, metodo? Il metodo è questo. Se ci sono cose negative, se ci sono situazioni dolorose, faticose, se ci sono esperienze no nella mia vita e le ho nel cuore, ma se lascio che il Signore risorto arrivi e cammini con me e mi lascio portare da Lui, perché fa finta di andare oltre, ma poi in realtà è il primo, prende in mano le cose, il pane, lo prende lui in mano, notate, in realtà è il regista, però vedete, non costringe, però invita, viene invitato, resta con noi, ma in realtà è lui che invita e che prende quel pezzo di pane e fa sì che agli altri cadano i veli che avevano davanti agli occhi. E quindi improvvisamente cosa succede? Dall'illusione, dalla delusione, dalla disperazione, dall'arrabbiatura, dalla tristezza, dal pessimismo, notate quanto queste parole possono essere presenti in ciascuno di noi, in te, si passa alla gioia, all'entusiasmo, alla fiducia, al rinascere. Perché? Perché ha incontrato Gesù risorto. Vi invito quindi anche nel seguito della giornata, fino a stasera alle 21:30, quando ci rincontreremo, fra virgolette, a tenere nel cuore questo racconto, ma soprattutto questa immagine. Gesù risorto ti rivitalizza. Gesù risorto è il medico che abbiamo sempre cercato. È colui che ti guarisce dai mali profondi della tua anima, dai mali lontani finiti nell'inconscio. Gesù risorto è colui che col suo amore
con la sua presenza piena di luce, ti risveglia continuamente a nuova vita. E per quante esperienze negative farai, se vuoi, Lui è sempre con te e cammina accanto a te. Gesù risorto è il Dio che Abramo, Isacco e Giacobbe speravano, cercavano. È il Dio di Mosè, ma molto, molto di più. Perché la forza di Dio non è la potenza in un senso umano, se no non sarebbe certo morto in croce, ma è l'amore. L'amore che, questa parola stupenda, ma ahimè inflazionata, l'amore fino alla fine. L'amore oltre ogni categoria di pensiero umano. L'amore come luce che sconfigge ogni tenebra. Qui penso che ci sia molto da riflettere. Prendetevi tempo, pensateci meglio, fermatevi, perché mentre ci pensate, magari senza accorgervene, il Signore risorto è lì, con voi, con te. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Vi invito a far salire al Signore Gesù la nostra preghiera, proprio a Lui, ognuno nel suo cuore. Perdonaci, Signore, perché spesso e volentieri abbiamo nel cuore gli stessi atteggiamenti dei due discepoli e non riusciamo ad aprirci a Te e a riconoscerti presente nella nostra vita. Chiediamo questa grazia per tutti noi, per chi è più in difficoltà, per tutti i cristiani, i pastori, le comunità, perché possano sempre di più vivere nella Tua luce di risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, questo vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, li presentiamo a te, perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, che è nostro Padre. Accogli, Padre, i doni della tua Chiesa in festa e poiché gli ha dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore Gesù risorto è con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto proclamare la tua gioia, Padre Santo, ed esaltarti in questo tempo nel quale Gesù, nostra Pasqua, si è immolato ed è risorto. In Lui vincitore del peccato e della morte, tutto l'universo risorge e si rinnova, e tutti noi possiamo scoprire una vita nuova, tornare alle sorgenti dell'amore e della vita ogni volta. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti ringraziamo perché questa mattina ci hai chiamato qui alla tua presenza a vivere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Gesù, lo Spirito Santo ci riunisca in una sola grande famiglia. Affidiamo a te, o Padre, la tua Chiesa diffusa su tutto
tutta la terra, aiutala a crescere nella fede e nell'amore, in unione al nostro Papa Francesco, al nostro Vescovo Francesco e a tutti i nostri pastori e comunità a cui apparteniamo. Affidiamo a te tutti i nostri cari che hanno lasciato questa vita, ma che crediamo vivi in Gesù risorto. Di noi tutti qui di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte alla tua vita, insieme a Maria, agli Apostoli, ai Santi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E proprio questa è la preghiera che dice che noi siamo figli, ma perché c'è Gesù con noi. Gesù che cammina sulle nostre strade, da Gerusalemme a Emmaus, e quindi poi da Emmaus a Gerusalemme. E allora ecco perché possiamo rivolgerci così, e diciamo tutti insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Padre, da ogni male che abbiamo nel cuore. Donaci la forza di superare i turbamenti della vita e di vivere liberi dal peccato, nell'attesa di incontrare il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai donato la pace ai tuoi apostoli, ora guarda tutti noi e riempi i nostri cuori della tua luce, del tuo sorriso, della tua unità e della tua pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace di Gesù risorto, che cammina con voi, è con tutti noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi, invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Padre, guarda con bontà la tua famiglia che hai rinnovato con i sacramenti pasquali e guidaci ogni giorno nel cammino della vita, nella fede, nella consapevolezza che Gesù risorto è con noi e ci libera da ogni tristezza, delusione, ferita
e ci ridona vita nuova ogni volta che lo accogliamo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore Gesù risorto dunque è con voi. Dio che nella resurrezione del Cristo ci ha donato la sua salvezza, facendoci suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore Gesù, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi permetta di vivere come uomini nuovi. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Gesù Cristo, possiate crescere in santità di vita fino a incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discende su di voi e con voi rimane sempre. La gioia del Signore risorto in noi è la nostra forza. Andate, vivete con Lui, in pace. Vi auguro una buona domenica, un buon cammino e con tutti coloro che vogliono ci vediamo stasera alle 21:30. Buon cammino a tutti.